Buonasera a tutti voi, benvenuti o bentornati a questa nuova puntata di Restart 264. Come sapete, il contenitore di politica, cronaca e attualità targato Cusano Italia TV. E oggi ci manterremo proprio su queste due linee, quelle della politica e quella della cronaca. La cronaca soprattutto nella seconda parte, perché è mercoledì, torneremo a parlare di casi irrisolti di oggi e di ieri. Però prima faremo un punto di quanto sta accadendo, della situazione politica e non solo, con una voce critica che è la storica voce di Radio Radicale. E quindi io ho il piacere di avere qui con noi, ringrazio per essere qui, Maurizio Bolognetti, corrispondente di Radio Radicale. Buonasera Maurizio, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi e grazie, sono davvero felice di essere il vostro ospite. Bene Maurizio, allora io partirei da una notizia che sta facendo molto discutere negli ultimi giorni. Si parla di questo libro di Speranza, un libro scritto ma che non è mai uscito, non uscirà mai. La sua pubblicazione è stata bloccata per la serie di polemiche che si sono scatenate per il contenuto del libro, perché, correggimi se sbaglio, Speranza in questo libro, dove analizza appunto come il governo italiano ha affrontato l'emergenza pandemica, lanciava una previsione che sosteneva che in autunno, lo scorso autunno, ne saremmo usciti. È così, Maurizio, mi sbaglio? Beh, è del tutto evidente che le motivazioni che Speranza ha addotto per giustificare l'uscita di questo volume, che tra l'altro è introvabile, o meglio, potreste trovare alcune copie clandestine Su alla eBay. modica cifra di 70 euro, credo, su eBay, qualche parte, su Amazon. Certo, non è andato in libreria. Speranza si è giustificato dicendo non ho tempo per fare le presentazioni. Di tutta evidenza non è così, questo libro lo avrebbe messo in fortissimo imbarazzo, però se Roberto Speranza dovesse Perché dici che l'avrebbe aderire messo in imbarazzo, Maurizio? Perdonami. per i contenuti del libro, immagino per i contenuti del libro, perché intanto è del tutto evidente che non solo non siamo guariti, ma come nel gioco dell'oca, avete presente il gioco dell'oca? Magari stai per giungere al traguardo o pensi di poter giungere al traguardo e quindi di chiudere la partita e poi invece finisci sulla casella che ti dice che devi tornare al punto di partenza. Perché non siamo guariti, perché l'articolo 32 della Costituzione, per come la vedo io, continuiamo a non rispettarlo e a non onorarlo, perché in 14 mesi le linee guida, i protocolli con i quali abbiamo affrontato questa epidemia, pandemia, sono restati gli stessi e assolutamente non adeguati, perché la medicina del territorio continua a collocarsi, a collocare il nostro paese al decimo posto in Europa per ciò che concerne il rapporto medici di base ogni tot abitanti, perché il Servizio Sanitario Nazionale, che un po' era stato già asfaltato, questo va detto, continua ad essere quello di 14 mesi fa. Non siamo guariti e quindi opportunamente Speranza ha deciso di non far leggere il suo libro. Ecco, e tra l'altro il ministro della Salute è coinvolto in un altro dossier, un dossier dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui appunto si tirano un po' le somme di questa gestione, della gestione pandemica. Stiamo parlando naturalmente della prima ondata. E tutto ciò ha portato il ministro al centro delle polemiche. C'è chi addirittura, Salvini è da tempo che lo fa, però oltre a Salvini si vocifera che ci potrebbe essere un suo passo indietro. Però tu non credi, Maurizio, che un passo indietro di Speranza poi farebbe spostare l'asse politico di questa larga maggioranza un po' più a sinistra? Perdonami, un po' più a destra, ovviamente. Per quel che vale destra, sinistra, soprattutto in questo momento. No, non so se il
mio problema non è un problema di asma, il mio è un problema di adeguatezza, dimissioni, passo indietro. Io dico che speranza, e non solo speranza, se penso al governo Conte bis, speranza è stato inadeguato, non è stato all'altezza della situazione. E quindi Speranza dovrebbe opportunamente rassegnare le dimissioni. Ma per dirla tutta, io avevo chiesto le dimissioni di Roberto Speranza già l'anno scorso, quando ho provato ad occuparmi di una vicenda che riguarda i diritti delle persone con disabilità e provando a mettere al centro della discussione, del confronto, la non applicazione di una legge dello Stato rispetto del dettato costituzionale. No, non è una questione di assi, è una questione di essere all'altezza di un ruolo quanto mai importante Quali in sono un stati, paese dove secondo ciò te, gli dirà. errori più gravi del ministro, quelli più eclatanti anche? Perché, tra l'altro, bisogna ricordare che uno, mi sembra l'unico rimasto del vecchio governo, o comunque che è rimasto nella sua carica, c'è anche la Dadone, però ha cambiato ministero. Perché è stato poi mantenuto? Sì, comunque Draghi lo ha sempre detto, avrebbe voluto mantenere una certa continuità nei ministeri chiave, e su Speranza non ci sono stati mai dubbi, se non sbaglio. Io ricordo Speranza ospite di Che tempo che fa, il 2 marzo del 2020, in quegli studi c'era anche tale Roberto Burioni. A proposito, il dottor Burioni, che in quel caso faceva tandem con Roberto Speranza, ebbe a dire che dovevamo avere più paura del fulmine che non del SARS-CoV-2. Errori clamorosi. Allora, insisto, in 14 mesi, io se leggo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità e leggo che quasi il 69% dei decessi attribuiti al SARS-CoV-2 riguarda persone che avevano tre o più patologie precise. Se analizzo i dati che mi vengono forniti all'Istituto Superiore di Sanità, se analizzo come è stata gestita tutta questa vicenda, io non vorrei usare parole troppo forti, ma dico che una percentuale consistente degli italiani che purtroppo ci hanno lasciato e non ci sono più, beh, la responsabilità di queste è di chi non ha affrontato questa vicenda in maniera adeguata. La vigile attesa non ha funzionato, mi sembra evidente, no? Ecco, io credo che una percentuale consistente di decessi sia da attribuire agli errori clamorosi commessi da chi ha gestito questa situazione, e quindi io direi in primis il ministro della Sanità Roberto Speranza. Nel frattempo, poi, ovviamente abbiamo tutto quello che è avvenuto e sta avvenendo sul fronte economico-sociale. E quindi qui iniziamo a parlare di un'Italia più povera, più disoccupata. Negozi chiusi, ristoranti chiusi, sogni infranti, code, un aumento esponenziale di persone che si rivolgono alla Caritas per poter mangiare. Cosa Certo. hanno fatto questi signori in questi 14 mesi? Cosa ha fatto in questi 14 mesi di Speranza? A parte scrivere un libro che non ha dovuto pubblicare, non ha potuto pubblicare. Ecco, Non è un e problema di assi, sappiamo è un poi problema di. che, scusami Maurizio, sappiamo poi naturalmente che Speranza si è avvalso del contributo, non solo Speranza, ma tutto il governo, il contributo del comitato tecnico, scientifico, Ci vuole un che comitato tecnico psichiatrico, non un comitato tecnico scientifico. ecco, Ecco, questo. allora non te la faccio neanche la domanda che ne pensi dell'operato del Comitato Tecnico Scientifico, perché mi sembra che tu mi abbia già risposto con questa punta di ironia. Invece,
Altro poi argomento di cui si discute naturalmente è la campagna di vaccinazione di massa. C'è stato il cambio di governo, i vertici, insomma, che gestivano l'emergenza, quali Arcuri e la Protezione Civile, sono stati sostituiti. Al posto di Arcuri è arrivato il generale Figliuolo e al capo della Protezione Civile, Curcio, che appunto stanno adesso coordinando la messa in pratica della campagna di vaccinazione di massa. Tu sei Lucano, Maurizio, come tra l'altro il generale Figliuolo, e c'è un episodio che è accaduto alcuni giorni fa proprio in Basilicata, che inizialmente ha fatto un po' discutere, ha generato anche l'ira da parte di alcuni cittadini. Perché che è successo? C'è stato una specie di Open Day del vaccino. Si è detto, insomma, chi vuole venire, naturalmente da una determinata età in su, se non sbaglio over 60, potete venire a quest'ora, quel giorno, in quel posto. Si sono creati degli assembramenti, e questo è quello soprattutto la parte che ha generato più critiche. Però si è notato come in un certo senso questo sistema ha funzionato, soprattutto in un momento in cui ci sono diverse rinunce del vaccino. Oggi su Repubblica, proprio a pagina 2, si parlava di questo: Tentazione Figliuolo, Open Day dei vaccini sul modello Basilicata. Che riflessione hai fatto tu in merito, Maurizio? Probabilmente hanno aggiustato il tiro in queste ore, se hai dato un'occhiata alle news poco fa. Diciamo che dal punto di vista organizzativo però non è andata molto bene, visto che tu stessa hai parlato di assembramento e le cose sono andate esattamente così. Ci stanno letteralmente bombardando da 14 mesi dicendo che dobbiamo rispettare le distanze, poi direi che a fare la vaccinazione e c'è assembramento, mi sembra un po' paradossale. Ma tre cose, o forse anche di più. Chi vuole vaccinarsi deve essere messo in condizioni di poterlo. Abbiamo visto che le cose non sono andate esattamente così. Ci sono tante persone che vorrebbero vaccinarsi, ma non sono state ancora messe in condizione di poterlo fare. Dico, chi vuole vaccinarsi deve poterlo fare e dobbiamo farlo in fretta, dobbiamo garantire in fretta a chi vuole poterlo fare. Perché però vorrei ricordare che, questo è importante, che la vaccinazione non è obbligatoria. Questo non lo dovrebbe essere noto e c'è anche una chiara indicazione del Consiglio d'Europa che dice che gli stati devono informare i cittadini anche del fatto che la vaccinazione non è obbligatoria e che chi non vuole non deve essere discriminato per non averlo fatto. Ma ricordato questo, che non vuole ricordare nessuno, anzi che non dice nessuno e non ne comprendo le ragioni, ripeto, deve andare diversamente, perché ci sono tante persone che vogliono vaccinarsi e queste persone non sono state messe in condizioni di poterlo fare e non sono state messe in condizioni di poterlo fare magari, se possibile, anche in sicurezza rispetto alla necessità che ci stanno indicando di mantenere le distanze, di indossare le mascherine. Allora, se organizzi un vaccino day e crei una situazione di assembramento, beh, insomma, la cosa non suona benissimo. Beh, Ecco, su certo. questo penso possiamo convenire, no? Assolutamente, assolutamente. Certo che appunto cozza un pochino l'idea che bisogna correre al vaccino e quindi generare anche quelle immagini che stavamo vedendo, file, assembramenti, non è proprio il caso. Però chissà, questo modello, ecco, decisamente qua non si rispetta la distanza di sicurezza. Ma poi la questione interessante anche è che alcune testimonianze raccolte da parte di chi stava lì in fila dicono alcune persone che sono andate sul luogo alle 3 di notte.
notte per riuscire a vaccinarsi in tempo, neanche ai tempi, quando, ricordi quando escono i nuovi Apple, i nuovi iPhone, che si fa la fila notturna. Comunque siamo contenti che si siano vaccinate tante persone, non è questo forse il migliore dei sistemi. Maurizio, invece, in generale, della gestione pandemica, prego, mi vuole aggiungere qualcosa? Scusami. Questa è tessere a monario. Perdonami. Hai evocato il nuovo Apple. Io che sono antico, non così antico, a me viene in mente invece la guerra e le tessere a monario. Ah, Scusa. ecco. Diciamo, vabbè, due paragoni molto distanti. Comunque, restiamo un attimo in Basilicata, anzi ci restiamo per diciamo, due tappe. La prima che ti chiedo è appunto, continuiamo a parlare di gestione di questa emergenza pandemica. La Basilicata è una regione molto piccola, che però è stata molto tempo in zona rossa, anche poi c'è stato l'episodio durante la zona arancione. Comunque le scuole primarie che potevano essere aperte, il presidente Bardi ha deciso di continuare a tenerle chiuse. In generale, che cosa ne pensi di questi 14 mesi della gestione Bardi dell'emergenza? Intanto, se non è stata una gestione brillante, ma non è stata brillante, non possiamo parlare solo di Bardi, perché in generale non è andata granché. Non bisogna commettere l'errore di attribuire a Bardi anche le responsabilità che Bardi ha. Per ciò che concerne la zona rossa, francamente, l'ultima decisione di fare della Basilicata unica zona rossa, io l'ho contestata, non ne ho compreso le ragioni. La Basilicata è stata aiutata anche dal fatto che qui c'è un naturale distanziamento sociale. Ecco, la Basilicata è una regione che va lentamente scomparendo, sono tantissimi. Questo poi sarebbe una questione interessante da affrontare, che non riguarda anche in questo caso solo la Basilicata, perché qui abbiamo un problema gigantesco che è rappresentato dalle aree interne del nostro paese, dai tanti piccoli comuni che rischiano letteralmente di scomparire dalla cartina geografica, una piccola Italia che sta scomparendo. Ecco, la Basilicata è fatta soprattutto di tanti piccoli, piccolissimi comuni. Zona rossa, ma secondo me, e spero che non me ne vogliano, a San Paolo Albanese, a Carbone, o in tanti altri piccoli centri, quando gli avranno detto che c'era il lockdown, avranno pensato che loro il lockdown lo fanno da lusso. Magari esci e non vedi una persona, devi andare Normalmente. proprio a cercare per incontrare qualcuno. Certo, Siamo sicuramente. Invece, ti dicevo, restiamo comunque in regione per far conoscere ai nostri telespettatori un caso che appunto in regione è risaputo. Tu è una questione che segui da diversi anni. Dico solo una parola e chiederei a te appunto di spiegarla. Petrolgate. Una parola per spiegarla ci vorrebbe qualche anno. Allora, il problema è che, come per noi era prevedibile e come credo di aver documentato, le attività di estrazione di idrocarburi sono state svolte, ricerca, estrazione di idrocarburi, lavorazione di questi idrocarburi, sono state autorizzate in zone, come dire, sensibili dal punto di vista idrogeologico. Abbiamo un centro olio ubicato a ridosso di una diga, vicino a fiumi, in zone ricche d'acqua. A queste attività estrattive hanno creato dei problemi. Alcuni di questi problemi finalmente, sono giunti all'attenzione della magistratura. Io non voglio soffermarmi Esatto. sulle
recenti condanne combinate, perché si è conclusa, diciamo così, la prima fase di questo processo, di questo Petrolgate. Però dico che secondo me ci sono cose che non sono ancora emerse. Penso, per esempio, a tutto quello che è avvenuto in relazione alla perdita, secondo l'ENI, di 400 tonnellate di greggio. Mi chiedo, ma spero che non me ne vogliate se lo sottolineo in questa sede preziosa, ma com'è possibile che nel gennaio del 2017 la società consortile che gestiva il depuratore di Giano, quando l'operaio segnala a potenza che ci sono degli idrocarburi all'ingresso del depuratore, nel depuratore, la risposta dell'interlocutore da potenza, di un ingegnere, è: chiama lei. Leni viene, la chiamano, Leni va lì e munge il greggio. Arriva con un'autobotte per emungere il greggio. Dopo poche ore si ripresenta lo stesso problema. L'operaio preoccupato chiama di nuovo potenza e dice: ingegnere, qui c'è di nuovo qualcosa che non va all'ingresso del depuratore. Per la seconda volta, da potenza, dicono: chiama lei. Ed è lì che succede qualcosa di incredibile. Perché Che lei mi cosa? risponde: non vogliamo venire. Abbiamo fatto analizzare le sostanze prelevate, non siamo noi responsabili. Ovviamente non credo che le cose siano andate così, tant'è che poi è intervenuto il nucleo operativo ecologico dei carabinieri. Ma la domanda è un'altra: perché i responsabili della società consortile, di fronte alla segnalazione che gli giunge da Diciano, anziché dire chiama l'ARPA, chiama i vigili del fuoco, chiama Certo. il prefetto, chiama i carabinieri, e insomma chiama il sindaco, perché il sindaco ha degli oneri, insomma, anche in Certo. termini di tutela della salute pubblica, di tutela del suo territorio, chiama l'ENI. Era questa la risposta che da Potenza dovevano dare a Viggiano? Secondo me non era questa la risposta, ma io ricordo a me stesso che nel giugno del 2015, con la telecamera di Radio Radicale, ero lì a Viggiano a porre una questione, ad avvertire, a dire: guardate che qui sta succedendo qualcosa, state attenti. Ecco, ahimè, un anno e mezzo dopo circa, credo che i fatti mi abbiano dato ragione, su questo credo che siano in corso. È stato aperto un fascicolo, però bisognerebbe fare chiarezza. Ecco, anche su quella telefonata intercorsa tra l'operaio Certo. dell'Argaib e l'ingegnere che amministrava quella situazione e che gestiva quel depuratore, è una Assolutamente. storia. Certo, Ecco, infatti, guarda che il Maurizio. petrolio per miracolo non è finito è andata bene, e speriamo che sia Sì, ma andata così. tutta la situazione che riguarda la Basilicata, il petrolio e le estrazioni sarebbe un argomento, anzi te lo dico qua appunto in diretta davanti a tutti quanti, è un argomento da approfondire, quindi magari ci sentiamo un'altra volta, ti inviterò di nuovo nella mia trasmissione se vorrai accettare per entrare nel merito e spulciarla davvero nei dettagli tutta questa vicenda. Che assolutamente non fa onore. Io ti ringrazio Maurizio Bolognetti di Radio Radicale. Vuoi ricordare ai nostri telespettatori dove ti possono sentire? Beh, www.radioradicale.it, lì poi nel motore di ricerca potete trovare tutti i servizi che ho realizzato per Radio Radicale, e tra questi anche tutti i reportage che ho realizzato sulla vicenda petrolifera lucana. Benissimo, grazie mille Maurizio, grazie per essere stato qui con noi, grazie a Maurizio Bolognetti di Radio Radicale e alla prossima allora. Ciao. Alla prossima, grazie. Bene, noi ci fermiamo un minutino, intanto io ringrazio Manuel Mazzei che segue oggi il comparto tecnico e tra poco torniamo con lo speciale cronaca.